Nonostante una leggerissima nebbia, numerosi bambini e famiglie questo pomeriggio hanno invaso piazza 20 settembre per il tradizionale momento legato agli eventi di carnevale, il Giovedì Grasso. L'appuntamento però è iniziato con la cerimonia di alzabandiera di Fano Città del Carnevale davanti al comune, alla presenza della musica rabita, dell'ente carnevalesca, amministrazione e del consiglio dei bambini e delle bambine. Il corteo poi si è spostato in piazza per l'elezione del sindaco del Carnevale. Quest'anno ad indossare la fascia tricolore è stato Daniele Gaudenzi, il maestro della musica rabita, il gruppo folcloristico che quest'anno ha raggiunto i 100 anni di età. I prossimi obiettivi saranno molti, però non vi svelo niente perché vi invito a partecipare al primo consiglio comunale che si terrà presso la sala del consiglio comunale lunedì alle 18, dove svelerò anche i miei assessori e tutte le cose che vorremmo fare per la città di Fano. È una grande soddisfazione comunque per lei? Giuro che guarda che è stata una grande emozione, veramente mi è venuto un groppo alla gola, è veramente molto bello avere questa fascia indosso, anche se è simbolica così, però è una bella cosa. Vi invito anche domenica al carnevale, il carnevale di Fano è il più bello del mondo, con la musica rabita. Intrattenimento, musica, sport e tante bolle di sapone hanno fatto da padrone questa giornata per la gioia dei piccoli intervenuti in centro storico che si sono divertiti grazie ai tanti laboratori dedicati tutti a loro. Inizia la settimana clou del carnevale e oggi Giovedì Grasso, concluderemo martedì, ma questa è la settimana quella proprio più importante, quella ricca di eventi. Oggi abbiamo iniziato con l'alzabandiera e con il passaggio di consegne della fascia tricolore da parte del vice sindaco Cristian Fanesi al sindaco del Carnevale Daniele Gaudenzi. Un momento molto importante che si concluderà con il consiglio comunale del Carnevale, una settimana ricca di eventi che si concluderà con la sfilata, l'ultima grande sfilata di domenica e con il martedì grasso con il rogo del pupo.